Note a piè di pagina, diario di un bibliotecario impegnato di Gilberto Floriani, ha aperto il terzo incontro d'autore della rassegna letteraria Libera Estati Assoverato. Riflessioni tra luci e ombre sul fare cultura in Italia più in generale e in Calabria in modo particolare. Sono un operatore culturale, non sono l'unico, ce ne sono tanti in Calabria. Noi cerchiamo di fare la nostra parte, abbiamo una visione un po' illuministica, credo. E cerchiamo di costruire situazioni, cerchiamo di far capire quanto è importante leggere, e quindi facciamo promozione e educazione della lettura. E crediamo che il libro sia un tramite importante, insomma, tra la persona e le idee. E quindi, però, è una battaglia che sicuramente, insomma, che molto difficilmente riusciremo a vincere, insomma, almeno nei prossimi anni. Vedo che anche chi ha responsabilità importanti che dovrebbe fare, insomma, tipo la regione ha la competenza in materia di biblioteche. Negli ultimi 2 anni non ha fatto assolutamente niente. C'è un bando che è stato fatto dalla giunta precedente che è ancora bloccato dopo 2 anni. L'autore ha dialogato a lungo nel corso della serata con la presidente della Fondazione Nicola Liotti, Lionella Maria Morano. Nel periodo del lockdown Gilberto si è fermato, come ci siamo fermati un po' tutti, ha riflettuto sullo stato dell'arte e della cultura in Calabria. Ne è venuto fuori proprio un piccolo manuale della storia culturale della Calabria e del Meridione, insomma, perché queste situazioni si possono adattare a tutte le città e a tutti i territori che sono fuori dai circuiti grandi e quindi valgono per tutti i territori dove non c'è lavoro, dove non c'è nessuna prospettiva e dove prosperano il clientelismo, il provincialismo e tanti altri difetti di questa nostra società. Dopo l'intervento della direttrice artistica della rassegna Libera Estate, Daniela Rabia, passaggio di testimone tra autori. Dopo Floriani è stata la volta del collettivo Lupalanche e del libro Padre Vostro. A presentarlo la giornalista Sara Incamicia. Racconta la storia drammatica di un plurisassinio fatto da due giovani, Omar ed Erika, il 21 febbraio del 2001 e che ha lasciato un segno indelebile nelle coscienze e tanti interrogativi. E il libro di Lupalanca, scritto a più mani, perché voi sapete che Lupalanca è un insieme di autori, e hanno dato delle angolazioni particolari a quel delitto. Naturalmente il personaggio su cui loro si concentrano è la figura del padre, Francesco De Navro. Ha perdonato Erika e ha dedicato la sua vita, e sta dedicando la sua vita, all'esistenza di questa figura. Dolore e perdono, opera intensa, Padre Vostro, capace di generare molteplici spunti di riflessione. Sì, partiamo da un fatto reale, da un fatto tragico, famoso, che è rimasto impresso nella memoria collettiva del paese, cioè la strage di Novi Ligure, quando una giovane ragazza uccise la madre e il fratellino. Ma in realtà il nostro lavoro non è una ricostruzione legata alla cronaca, quanto piuttosto un'indagine psicologica, direi, intorno alla figura del padre di Erika, Francesco De Nardo, di origine calabrese, che decise di restare accanto a quella ragazza e tutto quello che gli sono rimasto, disse, e l'ha accompagnato in questi anni nella ricostruzione della sua vita. Quindi è un libro che tesse intorno alla figura del padre una serie di riflessioni sul perdono, sulla giustizia, sull'essere genitore, su quello che accade quando le famiglie si frantumano, su come ricucire le ferite. La rassegna Libera Estate, promossa dalla Fondazione Scoppa, continua dunque con il consueto successo di pubblico. I nostri autori sono tutti autori di richiamo nazionale, quindi tutta gente che ha scritto dei volumi che sono diffusi nelle librerie e che hanno venduto 1 milione di copie. Riscontri positivi anche per la libreria Non ci resta che leggere, partner della rassegna e sfondo della location scelta per le presentazioni. Sì, devo dire la verità, diciamo che in tanti avevano voglia di ritornare, di incontrarsi, di dialogare, di ascoltare, quindi abbiamo visto una bellissima risposta. Stiamo già programmando l'autunno, nella speranza che possiamo lavorare e tornare a fare quello che facevamo prima. Ci stiamo concentrando soprattutto sui progetti scuola che ogni anno naturalmente appunto proponiamo alle scuole di ogni ordine e grado.
Una rassegna di successo che invita alla lettura, grandi e piccoli, perché leggere fa sempre bene. Perché ti piace leggere? Perché è bello, perché imparo nuove cose.